Claudio Dell'Era della School of Management del Politecnico di Milano. Intanto benvenuto a MyLab Marketing Conference. Partiamo proprio da qui, la conference, una tua piccola pillola, insight sulla conference. Ma innanzitutto un evento estremamente interessante, marketing conversazionale è evidentemente una delle fenomenologie più attuali da un lato in termini di applicazione, ma anche quello che richiede più ricerca vista la novità del paradigma, da cui per un ricercatore come il sottoscritto non può che essere un evento di interesse e che ha raccolto anche, mi sembra, interesse da parte di più persone. Un bel interesse anche la tua, il tuo intervento, il tuo workshop su design thinking. Ragioniamo anche su questo, proviamo a capire brevissimamente il senso del tuo intervento. Sì, spero che sia stato altrettanto interessante come l'evento. Questo paradigma che è in fase evidentemente di estrema diffusione e allo stesso tempo soggetto ad una serie di trasformazioni viste quelle che sono le sfide che emergono nell'ambito dell'innovazione. L'intento dell'intervento era proprio mostrare come alcune pratiche, alcuni modelli di riferimento stanno cambiando, in particolare forse la dicotomia più interessante è dal passare a un marketing che pensa all'esterno ci sia la conoscenza da catturare per innovare a un marketing più avanzato che ambisce a offrire la propria prospettiva attraverso dei processi che sono di natura inside out, quindi un riproporre all'interno delle organizzazioni la responsabilità per progettare quelle che possono essere delle esperienze piacevoli per le persone a cui ci si riferisce. Senti, mi hai fatto accendere una lampadina e visto che tu sei un ricercatore provo a buttarti da lì. Mi hai fatto accendere quando hai detto che parliamo di un trend relativamente nuovo ma che è già in rapidissimo cambiamento. A me sembra di vedere questo paradigma un po' in tutto quello che riguarda il marketing, ma in generale anche l'innovazione. Nasce un trend, immediatamente appena nasce iniziano una serie di biforcazioni clamorose. E può essere una regola, funziona sempre, e come possiamo approcciarci a questo enorme cambiamento? Devo ammettere che questa dinamica così rapida come tu stesso hai descritto non è solo del marketing conversazionale piuttosto che design thinking, ma a mio parere è la dinamica che contraddistingue la fenomenologia contemporanea, da cui purtroppo non ci sono ricette stabili, ma la necessità di adattarsi velocemente a quelli che sono dei fenomeni che diventano, se vuoi, immediatamente vecchi vista la velocità con i quali cambiano. In questo, come può aiutare il Politecnico, gli osservatori e la School of Management, le aziende a capire questi cambiamenti, ad affrontarli e anche a non perdercisi dentro? Ma diciamo che il framework alla base degli osservatori ha un duplice obiettivo: da un lato fotografare l'esistente in maniera robusta, ma è anche contemporanea, quindi aumentare i momenti nei quali scattiamo queste foto per riuscire ad essere il più reali e contemporanei possibili. Dall'altro penso sia responsabilità di un osservatorio anche di guardare oltre e quindi di provare nel limite delle proprie capacità a offrire anche delle interpretazioni che non siano legate solo allo stato attuale, ma che siano in grado di prefigurare quello che sta emergendo. E l'Osservatorio Design Thinking for Business lo fa attraverso organizzazioni di diverse iniziative che hanno proprio l'obiettivo non solo di condividere ciò che è già stato fatto, ma di provare a ragionare su quel che potrà essere. E allora, grazie Claudio, buon proseguimento di conference e in bocca al lupo per tutte queste cose che fate. Crepi, e grazie ancora per la possibilità di partecipare.